Mezz'ora con Madame Blavatsky 6. Nell'immagine fissa io compaio, anche se piccolino, con la mia ormai celebre camicia musicale. Prima di intervistare Madame Blavatsky, ci tengo a dire quello che è un impegno personale, una conseguenza di aver conosciuto Madame Blavatsky. Tutto è uno. Io sono anche gli altri, allora quando uno scopre qualcosa, se è egoista lo dice agli altri perché si aspetta di avere un vantaggio, se è altruista lo dice agli altri. In fondo lo dico sempre a me stesso e qui penso che sia d'accordo anche Corrado Malanga e la fisica quantistica. Bene, quando io ho acquistato quella camicia musicale, perché circa 7 anni fa, sono partito col progetto, per farla breve, La musica ci salverà. Cercavo un linguaggio che eliminasse i linguaggi, per cui tutti cantiamo We are the world, anche se non capiamo che cosa si dice. La musica è quella cosa che ci fa star bene e lo sappiamo. Quindi sono partito col progetto La musica ci salverà e grazie a degli amici ho potuto portare avanti questa operazione che oggi ha delle certezze. Ricordavo che quando ho acquistato la camicia musicale su Amazon ce n'erano quattro, e uno con fondo bianco, uno su fondo nero. Oggi levatevi la soddisfazione, andate Amazon, camicie musicali, ce ne sono un centinaio. In più ci sono le scarpe, le calze, le tute. Cos'è successo? Hanno tutti ascoltato le mie chiacchierate su YouTube o Facebook? No, ma la forma pensiero sì, è entrata in azione. Quindi il potere della forma pensiero è quella in particolare che ha agito e che sta agendo. Io poi lì parlavo in particolare di una frequenza 432 Hz. 7 anni fa non se ne parlava. Oggi, se non dici 432 Hz, è peccato. Le ultime chiacchierate di Malanga confermano che questo 432, 431,8 è un pochettino dappertutto. Anche nelle piramidi, chi l'avrebbe detto? Bene, avendo avuto una vita da pubblicitario, non potevo non avere lo slogan di questa campagna, La musica ci salverà. E avendo fatto per qualche anno pubblicità a Kinder, più latte, meno cacao, lo slogan è più musica, meno medicine. E oggi scientificamente lo possiamo dimostrare, perché oggi possiamo vedere il cervello, che cosa succede anche, e c'è in internet un video dove fa vedere la differenza tra musica 432 e 440, che è quella più legale. Si vede la differenza, si sente la differenza. Ma essendo uno che si occupa anche degli altri, non potevo non trovare un suggerimento pratico, perché ognuno di noi interessa quello che serve a noi. Poi andiamo anche a salvare la vecchietta e i poveri. Quindi, così come tutti noi abbiamo il medico della mutua, io ti dico, diventa il tuo medico della musica. Sapendo che la musica è una medicina, una terapia, scegliti le musiche che ti fanno star bene, sapendo che più le ascolti, meglio stai. E regalate camicie musicali, scarpe musicali, perché minimo fa ridere. Quando se vi mettete una camicia musicale, vi cambia la frequenza. Se la regalate, tutti si metteranno a ridere. Ma dietro
c'è una solida solidarietà. Mamma mia, quanto sono saggio. Rientriamo in mezz'ora con Madame Blavatsky. Termino con la domanda che ho fatto nel numero 5. Elena, esiste dunque una magia bianca ed una magia nera? Blavatsky, essendo la mia convinzione ben salda, sono sempre pronta a sostenere e a proteggere tutti i medium onesti e perfino, eccezionalmente, anche un medium che potrebbe sembrare disonesto, perché so troppo bene quanto tali medium diventino strumenti impotenti e siano vittime dell'influenza di esseri inferiori, invisibili. Soprattutto in India la magia non è mai morta, ma è ancora fiorente come un tempo, praticata, come in Egitto, solo nel recinto segreto dei templi. La magia fu e resta quella che venne chiamata la scienza sacra. Da parte mia, la fraternità di Luxor è una delle sezioni della Grande Loggia della quale io sono membro. Andiamo al glossario teosofico di Madame Blavatsky, che si può trovare in Famiglia Fideus e Istituto Cintamani. Fratellanza di Luxor. Una certa fratellanza di mistici. Sarebbe stato meglio che il suo nome non fosse stato divulgato perché portò molte persone ben intenzionate ad essere ingannate ed alleggerite del proprio denaro da una fittizia società mistica di speculatori nata in Europa e che dopo essere stata smascherata si spostò in America. C'è sempre la stessa storia. Dove c'è la luce, c'è l'ombra. Il nome, dice Blavatsky, deriva dall'antica Luxur del Belucistan, che si trova fra Bela e Kedie. L'ordine molto più antico e il più segreto di tutti. È superfluo ripetere che i suoi membri negano di avere qualcosa in comune con la H puntino, P puntino, di L puntino e con tutti quanti i mistici trafficanti sia di Glasgow che di Boston. Domanda. Si dice che l'occultismo è l'albero della conoscenza. Come si diventa occultisti? Blavatsky. Ricevo giornalmente numerose lettere che hanno come oggetto la sollecitazione di consigli circa il miglior metodo da seguire per ricevere informazioni sull'occultismo e sulla sua diretta relazione con lo spiritualismo moderno. Ovviamente, gli eventuali aspiranti non devono lusingarsi e credere di poter diventare degli occultisti pratici grazie ad una semplice conoscenza libraria o un corso superficiale. Le opere dei filosofi ermetici non sono mai state scritte per le masse. Comunque, il libro più adeguato che fu mai scritto sui simboli e sugli ordini mistici è sicuramente i Rosacrociani di Hargrave Jennings. Rosacrociani di Hargrave Jennings si trova in internet, dico io. E tuttavia, in mia presenza, dice Elena, questo libro è stato definito oscuro da certe persone molto versate nei riti e nei misteri della massoneria.
Massoneria, parola che si può usare senza essere accusato dalla Chiesa Cattolica delle peggiori nefandezze, ma piuttosto che morire è meglio allearsi col diavolo. Una filosofia che ha sempre funzionato per la romana. Qui riporto alcune notizie che riguardano una particolare massoneria poco nota, sempre glossario teosofico. Alla voce massoneria magnetica. È chiamata anche massoneria iatrica. Perché ne parlo? Perché oggi stiamo assistendo, secondo me, non primo me, secondo me, stiamo assistendo a uno strano fenomeno. La Chiesa Cattolica Romana e dintorni stanno perdendo potere, così come i partiti politici. Il nemico pubblico numero uno della Chiesa romana è stata la massoneria. È nata per contrastare la corruzione, eccetera, 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 salvo poi prendere delle buone abitudini cattoliche o cristiane. Attenzione che cristiane vuol dire di Cristo, cattolico vuol dire universale. Quindi probabilmente io, oltre che apprendista teosofo, sono anche cattolico. Stiamo assistendo a un fatto interessante, che la massoneria, dopo essere stata una parolaccia, adesso ci sono delle straordinarie aperture. Tutti i giornali hanno cominciato a intervistare il nuovo Gran Maestro, ci sono incontri tra vescovi, cardinali, eccetera, anche se la Chiesa è stata sempre all'interno della massoneria e la massoneria all'interno della Chiesa. Ma c'è uno sdoganamento, perché l'unione di certe forze fa la forza. Allora, in Italia la massoneria è stata identificata con Licio Gelli e quel potente giro di burattini. È qualcosa di un pochino più grande. Allora, dico, oggi ne parlo, ma in questa maniera, massoneria magnetica. Chiamata massoneria iatrica, glossario teosofico di Madame Blavatsky. Era una fratellanza di guaritori, da iatriche, massoneria iatrica, iatriche, parola greca che significa arte di guarire. Molto praticata dai fratelli della luce, come Kenneth MacKenzie afferma nella Royal Masonic Cyclopedia. Sembra che vi sia una tradizione in alcune opere segrete, ciò comunque afferma Jean-Marie Ragon, che è una grande autorità in merito, in base alla quale esisteva un grado massonico detto Oracolo di Cos, istituito nel XVIII secolo avanti Cristo, per il fatto che Cos era il luogo di nascita di Ippocrate. La iatriche era compito particolare dei sacerdoti che si prendevano cura degli ammalati degli antichi Asclepia, i templi dove si dice che il dio Asclepios, per noi Esculapio, curasse gli ammalati e gli zoppi. Ritorniamo alle parole di Blavatsky. Le parole pronunciate dal Cristo 18 secoli or sono, credete e comprenderete, possono essere riprese con una leggera sfumatura. Studiate e crederete. Cioè, Madame Blavatsky alla fine del 1800 suggerisce di sostituire credete e comprenderete a studiate e crederete. Se un uomo vuole seguire le orme dei filosofi ermetici, deve innanzitutto prepararsi al martirio. Deve abbandonare l'orgoglio personale e tutti i moventi egoistici e deve prepararsi a scontri continui con amici e nemici. Questo è anche un consiglio che do a Enrico Ballantini. Hai capito? Se vuoi seguire queste orme, devi prepararti al martirio. Chiuso la parentesi, torno a Madame Blavatsky.
I due nemici finora inconciliabili, scienza e teologia, si alleeranno la massa degli ignoranti contro l'occultista moderno. Se abbiamo superato l'epoca dei roghi, oggi viviamo i giorni migliori della diffamazione, del veleno della stampa e di tutti quei mefitici venticelli della calunnia. Cambia niente, eh? Dice Blavatsky. L'occultista del futuro dovrà dimostrare alla teologia che gli dèi delle mitologie, gli Elohim di Israele, così come i misteri religiosi e teologici del cristianesimo, cominciando dalla Trinità, sono usciti dai santuari di Menfi e di Tebe, che la loro madre Eva non è che l'antica dea Psiché, spiritualizzata, ed entrambi subiscono la punizione della loro curiosità discendendo nell'Ade e nell'inferno. Psiché, per riportare sulla terra il famoso vaso di Pandora, ed Eva, per inseguire il serpente e schiacciargli la testa, simbolo del tempo e del male, espiano dal Prometeo pagano e dal Lucifero cristiano. Eva, infine, è liberata da Ercole, sicché conquistata dal Salvatore. Inoltre, l'occultista dovrà provare pubblicamente alla teologia cristiana ciò che molti suoi preti sanno benissimo in segreto, cioè che il loro Dio sulla terra fu un cabalista. Fra tutti i simboli evangelici non ce n'è uno che non possa essere ricollegato alla sua sorgente originale. Prendete per esempio il mito del Logos o Verbo incarnato. Adorato alla sua nascita dai tre magi guidati dalla stella e che riceve da questi magi loro l'incenso e la mirra. Tutto è preso integralmente dalla Cabala, che i nostri teologi moderni disprezzano. Oh, giretto sul glossario teosofico. Cabala. Termine ebraico. La saggezza nascosta dei rabbini ebrei del Medioevo che deriva da più antiche dottrine segrete concernenti le cose divine e la cosmogonia e che furono fuse in teologia dopo il periodo della cattività degli ebrei in Babilonia. Tutte le opere incluse nella categoria esoteriche sono dette cabalistiche. Un clero il cui scopo principale è sempre stato di fare della loro croce divina il patibolo della verità e della libertà, poteva soltanto tentare di seppellire nell'oblio l'origine di questa stessa croce che, nei simboli più primitivi della magia egiziana, rappresenta la chiave del cielo o della vita. Attualmente, non vi è più forza nei loro anatemi. Le masse sono più avvedute, ma il più grande pericolo ci attende su questa strada che porta al conflitto molto prossimo fra la verità, la superstizione e la presunzione, o detto in altro modo, fra lo spiritualismo occulto, la teologia e la scienza. La Cabala è semplicemente quando è letta da un iniziato che sia riuscito a superare, è semplice, la Cabala è semplice, quando è letta da un iniziato che sia riuscito a superare le prime astruse difficoltà. Dice Eliphas Levi, è l'infinito condensato nelle mani di un bambino. 10 numeri, 22 lettere alfabetiche, un triangolo, un quadrato e un cerchio,
Tali sono gli elementi della Kabbalah, il cui seno misterioso diede vita a tutte le religioni del passato e del presente e fornì a tutte le associazioni massoniche i loro simboli e i loro segreti. Elena, vorrei cambiare argomento. Che cos'è l'ipnotismo? E in che cosa si differenzia dal magnetismo o mesmerismo? Blavatsky. L'ipnotismo è il nuovo nome scientifico che si dà all'antica superstizione, chiamata con diversi nomi come fascinazione o incantesimo. Alcuni credono che l'ipnotismo sia il risultato di una irritazione artificiale prodotta sulla periferia dei nervi, che questa irritazione reagisca sulle cellule della sostanza cerebrale che attraversa, causandovi per esaurimento una condizione che non è altro che una specie di sonno. Altri ci vedono semplicemente una specie di autostupore, prodotta soprattutto a causa dell'immaginazione, eccetera, eccetera. La condizione ipnotica differisce dal magnetismo animale quando è creata con il metodo di Braid, che è puramente meccanico, cioè fissando che su un punto brillante un metallo o metallo. Dico io, attraverso la tecnica di osservare fisso un oggetto, le ciglia cominciano a sbattere e il battito cardiaco rallenta, ottenendo un rilassamento corporeo. Fine di io, Blavatsky. Questa condizione diventa magnetismo animale o mesmerismo, quando è prodotta da passi mesmerici fatti sul malato. Con il metodo di Braid è l'occhio che, servendo tra intermediario fra il pezzo di metallo di cristallo e il cervello, mette all'unisono le vibrazioni molecolari di centri nervosi di quest'ultimo con le vibrazioni dell'oggetto brillante. Le porta, cioè, a uguagliare il numero delle loro rispettive oscillazioni. Questo unisono produce lo stato ipnotico delle masse, aggiungo io. Invece, nell'ipnotizzazione a mezzo di passi preliminari è la volontà umana, cosciente o incosciente, volontà umana dell'operatore stesso che agisce sul sistema nervoso del soggetto. Si tratta di un atto di energia che, semplificando, è chiamato di volontà. Cambio. Qual è la spiegazione razionale del vampirismo? Blavatsky. Quando un operatore perfettamente sano, magnetizza un malato col desiderio determinato di alleviarlo o guarirlo, la prostrazione che egli prova è proporzionata al sollievo che ha procurato. Un processo di endosmosi ha avuto luogo quando il guaritore ha trasmesso una parte della sua aura al malato. Quanto al vampirismo, è un'azione cieca e meccanica che in generale si produce all'insaputa della persona che assorbe o di quella che vampirizza. Questa è magia nera, cosciente o incosciente, secondo le circostanze. Quando si tratta di adepti e di stregoni allenati, questa azione si produce coscientemente, sotto la direzione della volontà. Domanda. Cosa diventano le malattie guarite con l'ipnotismo?
Sono veramente guarite o sono semplicemente rinviate a più tardi? Oppure ricompaiono sotto un'altra forma? Blavatsky. La suggestione ipnotica può guarire per sempre, ma può anche non guarire. Tutto dipende dal grado delle reazioni magnetiche stabilite fra l'operatore e il malato. Se le malattie sono karmiche, saranno solo rinviate e ritorneranno sotto altra forma, non necessariamente sotto forma di malattia, ma come un male di altro genere. Domanda. È necessario che le suggestioni ipnotiche dell'operatore siano espresse in parole? Non è sufficiente che le pensi? E non potrebbe stesso essere ignorante o incosciente del genere di influenza che esercita sul suo paziente? Blavatsky. Il pensiero è più potente della parola quando la volontà del malato è realmente soggiogata da quella dell'operatore. Ma d'altra parte, a meno che la suggestione non sia fatta unicamente per il bene del soggetto e completamente libero da ogni movente egoistico, una suggestione in pensiero è un atto di magia nera più potente per le cattive conseguenze di una suggestione in parole. Domanda. Il movente e il carattere dell'operatore agiscono sul risultato, immediato o ritardato che sia? Blavatsky. Come già detto, ciò dipende dalla direzione che prende il procedimento ipnotico sotto la sua operazione, o verso la magia bianca o verso la magia nera. Domanda. Non ho ben chiaro per quel che riguarda i diversi generi delle apparizioni di ombre, fantasmi o spiriti. Poi, per complicare un po' le cose, tu dici anche che ci sono diverse specie di doppi. Quali sono? La nostra filosofia occulta insegna che esistono tre specie di doppi, se si adopera il termine nel suo significato più ampio. L'uomo possiede il suo doppio o ombra, attorno al quale il corpo fisico del feto, l'uomo futuro, è costruito. L'immaginazione della madre o un incidente che influenza il bambino intaccherà anche il corpo astrale. L'astrale e il fisico esistono entrambi prima che la mente sia entrata in attività e prima che l'atma si svegli. Questo avviene quando il bambino ha circa 7 anni. Egli diventa così responsabile come si conviene a un essere cosciente e sensibile. Questo doppio nasce con l'uomo, muore con lui e durante la vita non può mai separarsi dal corpo, per allontanarsene molto. Benché gli sopravviva, si disgrega pari passo con il cadavere. È lui che qualche volta è in determinate condizioni atmosferiche, viene vista al di sopra delle tombe, come una figura luminosa dell'uomo che è vissuto. Sotto il suo aspetto fisico è durante la vita il doppio vitale dell'uomo e dopo la morte sono unicamente i gas emersi dal corpo in decomposizione. Questo doppio è ciò che abbiamo convenuto di chiamare Lingasarira, ma che io per maggiore chiarezza proporrei di chiamare proteiforme o plastico. Urca. Perché proteiforme o plastico? Blavatsky.
proteiforme perché prende tutte le forme, come i maghi pastori che la diceria popolare accusa, forse non senza ragione, di essere dei lupi mannari, e come i medium nei loro antri, il cui corpo plastico gioca la parte di nonne materializzate e dei John King. Io non nego del tutto le influenze estranee in questo genere di fenomeni, ma affermo che gli interventi estranei sono rari e che la forma materializzata è sempre quella del corpo astrale o proteiforme del medium. Ok, può bastare come intensità di cose. La prossima volta saremo al numero 7 e chiederò a Madame Blavatsky qualcosa di più su questo famoso corpo astrale di cui tutti parlano, di cui tutti vedono maestri, insegnanti, parenti, animali. La domanda sarà: come è creato il corpo astrale? Bene, adesso il mio invito, come al solito, è quello di ascoltare per chi vuole la carica dei 12.555, che sono 12 minuti di ossigeno puro per chi vuole. Oppure ci sono anche altri sistemi come mantra, ripetizione di mantra. E a proposito, il mantra preferito non è a 4:32, ma è: finché la barca va, lasciala andare. Alla settima.